qua. Gli inquirenti non hanno dubbi. Maurizio De Fenza, il pregiudicato di 31 anni, fermato ieri a Ischia, è l'autore dell'omicidio di Salvatore Gala, il gioielliere di 43 anni, ucciso due giorni fa a Marano di Napoli. A incastrarlo i filmati di alcune telecamere. Nella sua abitazione i carabinieri hanno inoltre rinvenuto parte dei gioielli rubati dalla cassaforte di Gala. Se sull'autore del delitto, almeno stando agli indizi fin qui raccolti, non ci sono dubbi, il movente è ancora poco chiaro. Il gioielliere avrebbe pagato con la vita per un debito non onorato, forse legato a una partita di cocaina di cui la vittima pare fosse un abituale consumatore, ma non si escludono anche altre ipotesi. Era lo specialista della logistica del traffico di droga tra Italia e Spagna e aveva organizzato lo spostamento di 1250 kg di hashish e marijuana facendoli nascondere in doppi fondi ricavati su articolati. Nel giugno scorso i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli lo avevano arrestato insieme a 16 complici con l'accusa di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti. Il giudice però lo aveva sottoposto all'obbligo di dimora, non poteva allontanarsi da Varcaturo, Interland, a nord di Napoli. Ma Giacomo Di Pirno, 39 anni, non ha resistito al richiamo delle vacanze. E così, insieme alla compagna, si è allontanato di nascosto ed è partito per una crociera nel Mediterraneo lunga 7 giorni. Una settimana di relax e divertimenti a bordo ed escursioni a terra, immancabilmente portalati a favore degli amici sui social network e la tentazione irresistibile di sfoggiare la bella evasione dalla quotidianità gli sono costati il carcere. I carabinieri infatti hanno documentato il viaggio e il GIP di Napoli ha inevitabilmente aggravato la misura cautelare. L'ultima tappa della crociera di Di Pirno è stata a Poggioreale. Stesa la notte scorsa nel rione Sanità a Napoli, diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro un'autovettura parcheggiata lungo via San Vincenzo alla Sanità. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte della polizia. Gli uomini della scientifica, recatisi sul posto, hanno eseguito i primi rilievi. I finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno controllato 11 opifici ubicati nella zona industriale del comune di Palma Campania, all'interno dei quali è stata rilevata la presenza di 245 lavoratori, in prevalenza manodopera extracomunitaria, di cui 107 completamente in nero. All'esito dei controlli delle Fiamme Gialle sono emersi 31 soggetti di nazionalità bengalese privi del permesso di soggiorno ed impiegati illecitamente nelle attività lavorative dai rispettivi datori di lavoro, mentre un opificio è stato posto sotto sequestro per le violazioni riscontrate alla normativa sul lavoro, nonché per l'impiego di manodopera clandestina. Per i 31 lavoratori irregolari del nostro paese e per i datori di lavoro che li hanno impiegati è scattata la denuncia alla competente autorità giudiziaria. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Marco Minniti, ha deliberato lo scioglimento di 4 consigli comunali, uno in Campania e 3 in Calabria, per accertati condizionamenti dell'attività amministrativa da parte della criminalità organizzata. In Campania è stato sciolto il Consiglio Comunale di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. In Calabria, di Palazzo Chigi. Chiuderanno le scuole Torrello, Bova Marina e Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. A darne notizie è stato questa mattina un comunicato di Palazzo Chigi. Chiuderanno le scuole superiori del Casertano a causa della crisi finanziaria in cui versa la provincia, ente in dissesto e senza soldi in cassa, incapace di provvedere alla manutenzione degli istituti e delle strade, nonché di pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Lo ha annunciato il presidente facente funzione della provincia di Caserta, Silvio Lavornia. Saranno chiusi tutti gli edifici di competenza provinciale che ospitano le scuole superiori e che risultano senza le necessarie autorizzazioni prescritte dalla normativa in materia di antincendio, agibilità, staticità e sicurezza sul lavoro. Di ciò è stata informata anche la direttrice dell'ufficio scolastico regionale della Campania, Luisa Franzese, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.